Ciao a tutti, oggi ricetta tradizionale siciliana, la caponata di melanzane. Preparatela con noi. Per fare la caponata di melanzane classica, noi utilizziamo 1 kg di melanzane, 500 g di pomodoro pelato, 30 g di concentrato di pomodoro, 150 g di cipolla, 2 coste di sedano, circa 200 g, 100 g di oliva in salamoia, 30 g di capperi, 40 ml di aceto, 20 g di zucchero, sale, olio extravergine di oliva e il pepe. Le melanzane le tagliamo e le metteremo a spurgare. La melanzana va tagliata a cubetti di circa 4 cm. Della caponata esistono tantissime versioni: quella palermitana, trapanese, messinese. Stiamo mettendo il sale. Essendo una ricetta tradizionale regionale siciliana, ovviamente si discute tanto su quali sono gli ingredienti che vanno messi e quali non vanno messi. Sicuramente per essere chiamata caponata non devono mancare le melanzane, ingrediente principale. Cipolla, sedano, li trovate più o meno in tutte le versioni. Ma poi ci sono i cosiddetti ingredienti facoltativi. Chi ci mette il peperone, il cacao amaro, oppure i friggitelli. Quindi quella che vi stiamo facendo vedere noi è una caponata, diciamo, classica, originale, anche se capite bene che per quello che vi abbiamo detto sinora non esiste poi un'unica ricetta originale. Le melanzane è meglio che siano quelle lunghe. Perché si chiama caponata? Viene dal pesce capone, un tipo di pesce dalle carni pregiate che si cucinava nel 1700 in agrodolce. Abbiamo messo un pentolino con dell'acqua, in cui andremo a cuocere il sedano. E mentre le melanzane spurgano, tagliamo il sedano, quindi ci dedichiamo ad altro. Quindi le classi meno abbienti ovviamente non potevano permettersi questo pesce pregiato e inventarono una versione della caponata più semplice, con le melanzane. Le melanzane quindi sostituiscono il pesce pregiato ed è questa la versione della caponata che arriva sino ai giorni nostri. I capperi li abbiamo sciacquati e messi in acqua in modo che continuino a perdere un po' del loro sale. Le olive, se le trovate denocciolate, ok, altrimenti noi abbiamo le nostre, quindi le denoccioliamo. Nei commenti scriveteci voi come la fate la caponata di melanzane. Sarà davvero interessante leggere di tutte le versioni. L'acqua sta bollendo, quindi 5 minuti a cuocere il sedano e tagliamo le olive a rondelle. Passati 5 minuti possiamo scolare il sedano. Le melanzane, quindi le abbiamo tenute sotto sale un'ora, le abbiamo sciacquate. E adesso le asciughiamo in un panno. Friggere utilizziamo abbondante olio extravergine. Diventato l'olio caldo, possiamo friggere le melanzane. Immaginate che a Palermo si aggiunge anche il pesce spada, a volte, tagliato a tocchetti e fritto. Se non volete utilizzare l'olio extravergine di oliva per una questione di costi, per esempio, potreste utilizzare in alternativa l'olio di semi di arachide per friggere. Le ricette originali della caponata però richiedono olio extravergine di oliva. Scoliamo le melanzane e le mettiamo su carta paglia. Le La cipolla va tagliata a fettine. Un giro d'olio in una padella. E
e a fiamma bassa lasciamo stufare la cipolla per una decina di minuti e copriamo. Dopo 10 minuti quindi mettiamo il pelato. Il pelato l'abbiamo fatto noi, in alternativa potete utilizzare quello già pronto o la passata. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro. Anche il concentrato l'abbiamo fatto noi, lo dovete passare e sgocciolare molto. Sale. Stiamo facendo cuocere altri 10 minuti a fiamma bassa. Aggiungiamo le melanzane, quindi passati 10 minuti. Il sedano, le olive, quindi praticamente si mettono tutti gli ingredienti nella padella. I capperi, facciamo cuocere 5 minuti a fiamma viva in modo da insaporire il tutto. Tra l'altro la caponata, meglio se la preparate in anticipo e poi la servite un paio di ore dopo. I sapori si devono un po' mescolare. Assaggiate di sale, se ce n'è bisogno lo aggiungete. Un po' di pepe, ovviamente se vi piace. Lo zucchero. E l'aceto. Facciamo evaporare un po' il tutto. Facciamo quindi asciugare leggermente il sughetto. Possiamo spegnere la nostra caponata, è pronta. Come avete visto non è una ricetta complicata, è abbastanza pratica, soprattutto se la fate spesso, ed estate ci sta. Se vi piacciono le ricette tradizionali spiegate nei dettagli, iscrivetevi al nostro canale YouTube Cucina Geek. Replicare la ricetta con noi è semplicissimo perché vi facciamo vedere davvero tutti i passaggi. Inoltre, se cliccate sulla campanella in basso a destra al video di YouTube, vi manderà una notifica tutte le volte che esce una nostra nuova video ricetta. Possiamo spegnere la fiamma? Alla prossima ricetta, ciao! Con del buon pane fatto in casa è proprio una goduria.